Ciao amici, dalla prigione di Alcatraz ai terribili centri di detenzione in Corea del Nord, ecco le prigioni da cui nessun detenuto può fuggire. Negli Stati Uniti, nella baia di San Francisco, si trova una delle prigioni più leggendarie mai costruite, il penitenziario federale di Alcatraz, eretto su un'isola di 9 ettari. Inizialmente, nel 1850, questa costruzione era una fortezza destinata a proteggere la baia e col passare degli anni, gli ingegneri americani la fortificarono, costruendo una cittadella e mura alte. Ma all'inizio del Novecento Alcatraz divenne gradualmente una prigione militare, prima di essere amministrata dall'Ufficio Federale delle Prigioni, nel 1933. Lo stesso anno la prigione di Alcatraz iniziò ad ospitare prigionieri civili. Il governo, allora preoccupato dall'aumento del numero di omicidi, desiderava che questa prigione incarnasse la lotta contro la criminalità. A partire da quell'epoca questa prigione divenne un luogo carcerario unico, infatti esercitava un fascino tale che i banditi desideravano persino esservi incarcerati per completare la loro reputazione da fuorilegge. Eppure tutto era ostile in questa prigione, circondata da acque pericolose, e quando un detenuto vi era incarcerato era soggetto a trattamenti psicologici molto dolorosi. Veniva privato del suo nome e veniva chiamato solo con un numero di matricola. Il detenuto doveva sottomettersi a una routine esigente e a una disciplina totale. Esisteva persino una regola che vietava di parlare ad alta voce e di leggere delle riviste che avrebbero potuto informarlo degli eventi del mondo esterno. Se le condizioni di detenzione fossero terribili nei primi tempi, si sarebbero tuttavia alleggerite col passare degli anni. In genere, i detenuti non erano scontenti di ritrovarcisi. Grandi nomi della criminalità vi hanno soggiornato, come Al Capone o George R. Kelly, ed erano orgogliosi di vivere lo stesso destino dell'elite dei criminali. Tuttavia, se venisse loro voglia di evadere, si sarebbero sempre scontrati con ostacoli insuperabili. I più temerari hanno spinto fino in fondo i loro tentativi di evasione, ma sono tutti falliti. Quando riuscivano ad ingannare l'attenzione delle guardie, bisognava ancora attraversare la baia, lottare contro le correnti ed evitare gli squali bianchi. Gli unici che siano riusciti a fuggirvi nel 1962, Frank Morris e i fratelli Anglin, hanno utilizzato una zattera. Nessuno li ha mai ritrovati ed è probabile che siano annegati. La prigione di Alcatraz è stata definitivamente chiusa nel 1963 a causa dei costi di manutenzione troppo elevati. Andiamo a Pechino e più precisamente nel distretto di Changping per andare a vedere la prigione di Qincheng. Costruita nel 1958 con l'aiuto dell'Unione Sovietica, questo penitenziario ha ospitato criminali di guerra e prigionieri politici. Quando i detenuti arrivavano in questa prigione, la qualità del loro soggiorno dipende dalla loro classe sociale e dalla gravità dei loro reati. Infatti, un detenuto di alto rango può sperare in condizioni di vita più comode. Non è così per il prigioniero di rango inferiore. Quest'ultimo ha pochi diritti, non viene più chiamato con il suo nome, ma con numeri. Vive in una angusta cella e non può vedere né gli edifici né il cortile attraverso la sua finestra. Viene svegliato alle 7 sotto i fischi e deve andare a dormire alle 21 sotto gli stessi fischi, e durante la notte le luci rimangono accese in modo che le guardie possano vederlo. Inoltre, i detenuti sono costretti a mantenere le mani fuori dalle coperte quando dormono. Durante la giornata i detenuti non hanno un'ampia scelta d'occupazione. Viene consentito loro di fare esercizio o di camminare, ma a patto che non siano in contatto con gli altri prigionieri. Hanno diritto a mezz'ora di doccia a settimana o al mese sotto la sorveglianza di un agente. Talvolta possono fare lavori manuali, ma non hanno diritto alla biblioteca, riservata ai detenuti di alto rango, nemmeno ai pasti di quest'ultimi. Infatti, devono accontentarsi di cereali, di zuppa e di verdura salata, a differenza degli altri che possono avere la carne e il pesce. L'aspetto positivo è quello che possono ricevere visite. La comunicazione tra il visitatore e il detenuto si fa attraverso un vetro. Benché queste visite si svolgano sempre in presenza delle guardie e non si svolgano spesso, rappresentano comunque una consolazione. Una consolazione ulteriore è quella che questi detenuti siano proprio vivi. Infatti, tutti questi prigionieri politici avrebbero potuto essere giustiziati se l'ordine di Mao Zedong, dato nel 1957, non fosse stato rispettato. Mao aveva dichiarato che l'esecuzione dei criminali avesse molti più inconvenienti che vantaggi per la società, ma se vengono mantenuti in vita non sono meno maltrattati, così come lo riporta Wei Jingsheng in un libro denuncia. Infatti, viene riportato che durante la rivoluzione culturale numerosi maltrattamenti fossero praticati sui detenuti: abusi psicologici, tortura fisica, punizioni estreme e privazione di cibo. Infine, la prigione di Qincheng è tenuta così bene che nessun caso di evasione è stato riportato. La prigione Tadmor di Palmira, di cui rimangono solo rovine, era situata in Siria ed è soprannominata il Regno della Morte e della Follia da un poeta siriano che vi era incarcerato. Era una galera infernale in cui l'unica evasione possibile era la morte. Costruita in mezzo al deserto da francesi nel 1930, la prigione Tadmor fu tra il 1971 e il 2000 l'incubo di tutti i dissidenti politici dell'ex presidente siriano Hafez el-Assad. Nel 2015 lo Stato Islamico se ne impossessò e fece esplodere tutti gli edifici. La
prigione Tadmor veniva descritta come il posto peggiore del paese, in cui i prigionieri più fortunati non diventavano pazzi. All'esterno delle sue mura, i militanti, affiliati ai Fratelli Musulmani e opposti al regime del presidente in essere, rivendicavano i loro diritti, causavano turbolenze sociali e diventavano sempre più popolari. Quando le forze dell'ordine catturavano questi attivisti, un trattamento peggiore della morte era riservato loro. Venivano condotti alla prigione di Tadmor e, come festa di benvenuto, i torturatori infliggevano loro torture atroci. I prigionieri vivevano in un'angoscia continua, schiacciati in un dormitorio oscuro, mangiando praticamente nulla e non ricevevano visite. Ma questa è solo una parte delle mortificazioni che provavano. Le guardie prendevano ogni giorno, in modo casuale, più detenuti che torturavano. Questi ultimi non avevano il diritto di guardare le guardie negli occhi. Non avevano nemmeno il diritto di guardare attraverso la finestra del dormitorio. Evadere voleva dire esporsi alle peggiori punizioni immaginabili. Inoltre, erano perennemente umiliati. Quelli che sono sopravvissuti a questa esperienza estrema hanno dato al mondo la loro testimonianza, o attraverso racconti o attraverso poesie, e i ricordi riferiti fanno venire i brividi lungo la schiena. La prigione di Tadmor era il simbolo della loro schiavitù e per loro l'umanità intera doveva essere informata riguardo quello che succedeva tra queste mura. Ma questo simbolo venne distrutto nel 2015 dai membri dello Stato Islamico, i quali hanno preso cura di fotografare prima questi luoghi sconosciuti persino dalle ONG. L'evento peggiore che sia accaduto in questa prigione è senza dubbio il massacro del 27 giugno 1980. Dopo l'insurrezione dei Fratelli Musulmani e un tentativo di assassinio fallito sul presidente siriano, le forze armate siriane decidono di vendicarsi e fucilano, con rappresaglie, migliaia di prigionieri legati al movimento ribelle nei loro dormitori. Al giorno d'oggi rimangono solamente rovine, fotografie lugubri e ricordi sconvolgenti. Esistono molte prigioni orribili da cui è impossibile fuggire, ma ce ne sono poche che somigliano ai centri di detenzione in Corea del Nord. Il centro di detenzione di Kaecheon si estende su una superficie di 155 km quadrati, isolato da tutto. Se sei sospettato di essere un oppositore del regime, sarai imprigionato a vita. Tutto ciò che puoi desiderare in questo luogo è quello di non avere una morte lenta, causata dalla malnutrizione e dalle malattie. Dall'alba fino a mezzanotte devi eseguire compiti ardui e pericolosi nelle miniere, con strumenti obsoleti e senza possibilità di riposo, e a malapena verrai nutrito con piccole quantità di zuppa. Diventi molto magro, debole, e sei ridotto a mangiare serpenti e ratti per avere un po' di vitamine. Beh, non c'è situazione umanitaria più disastrosa che in questo luogo. La cosa peggiore è quella che tu possa tentare di evadere o fidarti di una guardia che vuole aiutarti a farti fuggire. Potresti essere tentato di credere che hai guadagnato la compassione delle guardie. Fanno finta di non vederti quando corri verso la recinzione e immagini che la libertà sia vicina. Ma non è così. È una trappola orribile. Le guardie provano gusto a fucilarti mentre tenti di fuggire. Non hanno soltanto imparato a farlo provando piacere a causa del lavaggio di cervello che hanno subito, ma sono premiati per i loro omicidi con ammissioni all'università. Infatti, quando riescono ad abbattere i detenuti che tentavano di fuggire, vengono gratificati con invii all'università. È possibile immaginare qualcosa di più cinico? Infine, questo campo di schiavitù continua ad ospitare prigionieri politici che diventano schiavi. Al giorno d'oggi se ne contano tra i 150.000 e i 200.000 in tutto il paese. La città di Sol-Ilyesk, in Russia, è famosa per ospitare una delle prigioni più ostili e più sicure del mondo. Al confine con il Kazakistan si trova un vecchio penitenziario, che viene chiamato il Delfino Nero. I peggiori assassini di Russia vi sono rinchiusi. Serial killer, cannibali, stupratori, pedofili, terroristi ed aggressori di bambini. Tutti questi criminali sono privati di tutto e tenuti in questo carcere di cui l'esistenza risale almeno al 1745. Quando un criminale arriva per la prima volta, gli agenti penitenziari tolgono loro qualsiasi speranza di evasione, bendandogli gli occhi in modo che ignorino persino l'aspetto generale dei luoghi. Successivamente, quando il detenuto si rende conto che le opportunità di fuggire sono nulle, gli rimane solo un desiderio, quello di non trasformarsi in animale, perché nulla è umano in questo stabilimento oscuro. Dal 2000, tutti i prigionieri del Delfino Nero sono qui per il resto della loro vita. I detenuti vengono isolati in celle chiuse con il lucchetto e hanno diritto a un'ora e mezzo di esercizio in una gabbia. Ogni quarto d'ora gli agenti penitenziari effettuano una ronda e li controllano. Se i detenuti devono essere trasferiti da un edificio all'altro, sono ammanettati e costretti a piegarsi, in modo che non possano vedere nulla. In questa prigione la severità delle guardie costringe i criminali a sottomettersi e ad ogni ordine che ricevono devono rispondere sì signore. L'unico trattamento favorevole che possono ricevere si limita a 4 pasti al giorno, composti da zuppa e pane. La sicurezza massima di questa prigione si giustifica dal numero di criminali feroci che vi si trovano e che hanno commesso crimini molto gravi. Nel 2017 c'erano circa 700 detenuti e hanno ucciso da soli più di 4
4.000 persone. Uno dei detenuti, Igor Tsichenko, incarcerato per essere stato coinvolto in una sparatoria a Mosca, ha dichiarato a Russia Today che avrebbe preferito morire sotto i proiettili piuttosto che vivere questa esperienza in prigione. Infine, è in questa galera che tutti questi assassini finiranno la loro vita, senza la minima possibilità di liberazione o di evasione. È la fine di questo video. Quale prigione ti ha scioccato di più? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!